forse ci supporta, vediamo se ce la facciamo. Qua, connessione wifi mi dice che è ottima. Aspettiamo ancora un attimino, vediamo se funziona tutto. Allora, questa sera non faccio un report sulla commissione d'inchiesta banche. Oggi abbiamo avuto audizione dei 5 commissari liquidatori Veneto Banca e Sviluppo Padova Vicenza. La farò domani sera, quindi lo metterò poi anche per iscritto. Non faccio questa sera il consueto resoconto sulla odierna audizione della commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Lo farò domani sera assieme ad un esperto, perché le cose sono sempre più complicate, sempre più difficile districarsi, per cui domani sera vi anticipo appunto che sarò assieme a un esperto e parleremo della commissione tenuta oggi con i commissari liquidatori di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Ma adesso veniamo al titolo, che non è assolutamente una provocazione, lo dico subito. Sono numeri che vengono dalle associazioni di categoria. Quale categoria? Le foreste, bosco, forestali, legno, arredo, tutto ciò che ci ruota attorno, perché adesso vedremo che è molto di più degli impieghi tradizionali. Allora, innanzitutto, ci ho tenuto a fare questa diretta questa sera perché oggi è partita la fiera Ecomondo a Rimini, che è ormai diventato un appuntamento estremamente importante e sentito di tutta quella che è la nuova economia circolare, quindi non solo energie rinnovabili, ma tutto ciò che fa economia circolare, che è sicuramente il futuro, è già una discreta parte del presente, ancora poco per la verità, ancora poco. E infatti noi ci stiamo impegnando a far sì che questo poco diventi sempre più preminente. Ed ecco spiegato perché ho messo tutti i posti di lavoro puliti, perché parleremo esclusivamente di posti di lavoro che non inquinano l'ambiente. E lo ribadisco, posti di lavoro che non inquinano l'ambiente o le cui esternalità, perché si chiamano così tecnicamente, insomma, quindi i cui inquinamenti sono veramente il minimo del minimo del minimo, sicuramente molto, molto, molto meno rispetto alle tecnologie attuali. Perché ho messo 450.000 più X? Perché 450.000 sono i posti di lavoro che le associazioni di categoria di tutto il mondo, legno, foresta, che è un patrimonio immenso che noi non sfruttiamo. Pensate, noi siamo il più grande importatore europeo di legname, pur avendo su una superficie boscosa più grande della Francia, più grande della Germania. Abbiamo raddoppiato negli ultimi 50 anni il bosco, abbiamo raddoppiato negli ultimi 50 anni il bosco, però utilizziamo solo il 20% dell'accrescimento annuo, quindi del frutto, accrescimento annuo, quindi già metto le mani avanti per tutti, non parlerò di nulla che vada a disboscare, nemmeno un metro quadrato, ma parliamo solo di sfruttare o l'accrescimento annuo, quindi quello che il bosco cresce un anno, o addirittura scarti. Quindi stiano tranquilli tutti gli ambientalisti, io per primo, che non voglio assolutamente disboscare il bosco. Allora, dicevo, 450.000 è il numero che viene indicato dai forestali, dalle associazioni di categoria di questo mondo, come posti di lavoro che possiamo creare se riprendiamo solo gli utilizzi classici. E attenzione, adesso capirete perché parlo degli utilizzi classici, perché c'è tutto un nuovo mondo che si apre. Gli utilizzi classici sappiamo: arredamento, legno da ardere, in una sostanza, e edilizia, scusate, edilizia, quindi le case in legno. Questi sono i tre classici, appunto, business del mondo del legno. Ovviamente va aggiunto il quarto settore, che è quello della manutenzione del bosco, perché un bosco che cresce solo perché ci si è ritirati dall'agricoltura, quindi la maggior parte dell'accrescimento del bosco è dovuto al fatto che molti terreni agricoli, collinari o montani, sono stati abbandonati, quindi abbandonati a se stessi. Ma il bosco che cresce su terreni abbandonati è assolutamente deleterio, perché non solo non assolve il suo compito idrogeologico, ma peggio ancora lo peggiora, quindi il bosco va assolutamente mantenuto. Ecco, solo con queste attività,
classiche, assolutamente pochissimo sfruttate, possiamo creare 450.000 posti di lavoro. Moltissimi altri, e io lì ho messo X perché non posso darvi uno studio definito per l'Italia, sono nelle nuove frontiere. Faccio un esempio, la Finlandia, che ha un'economia molto, con molti altri settori, ma anche che utilizza molto il bosco, ha già 300.000 impiegati nel settore boschivo e ha in piano di portarli a 400.000, e la Finlandia ha molti, molti meno abitanti di noi. Mi pare che abbia 6 milioni di abitanti, una cosa, sarebbero 10 volte meno di noi. Vado a memoria, quindi qui mi riservo, ma sicuramente molti meno abitanti di noi. Il Canada ugualmente ha grossi piani di sviluppo sul settore boschivo, quindi parliamo di paesi estremamente avanzati che utilizzano questa risorsa perché, ribadisco, è una risorsa e vi spiego in pochissime parole perché. Perché tutto ciò che oggi come oggi facciamo con il petrolio lo possiamo fare con legno e scarti di legno e altro materiale vegetale che possono essere, per esempio, fiori come il cardo o altre culture che non vanno in competizione con le culture alimentari e che possono essere raccolti su terreni marginali. Per cui ribadiamo anche in questo caso nessuna competizione con ovviamente il settore alimentare. Allora, tutto ciò che fino ad oggi viene fatto con il petrolio si può fare con il legno perché entrambi sono semplicemente dei depositi di carbonio. Il petrolio è un deposito di carbonio formatosi in milioni di anni. Il legno è deposito di carbonio formatosi in tempi decisamente più recenti. Allora, tutto il nuovo mondo che si apre su questa biomassa, perché non è solo legno, ma è tutto un insieme di biomassa che la foresta può far crescere, consente tutta una serie di nuovi sviluppi sul settore chimico, appunto chimica verde, tessile, alimentare, cosmetico, medico, plastico, tutto ciò che finora viene fatto con il petrolio. E la cosa favolosa è che questo si può fare consumando molta meno energia, già adesso 40% in meno. Perché? Perché per trasformare il petrolio si usa essenzialmente il calore, bisogna scaldarlo questo petrolio per poterne poi raffinarlo e creare tutta una serie di sottoprodotti. Invece con le biomasse si fanno lavorare i batteri a temperatura ambiente. Quindi vi sto dicendo che non solo quello che oggi si fa sporcando lo si può fare in maniera pulita, ma addirittura che lo si può fare con molta meno energia. Già oggi abbiamo una bioraffineria a Rovigo completamente italiana, unica al mondo, che ha questa tecnologia che utilizzando i batteri, quello che prima faceva con il petrolio, adesso lo fa con biomasse, utilizzando il 40% di energia in meno. E scusate se è poco, fare plastiche, lacche, colle, vernici, resine, solventi, tutte le varie migliaia di tipologie di plastiche che ci sono, farle con il 40% di energia in meno e in maniera assolutamente pulita, scusate se è poco, ovviamente è tantissimo. Una cifra subito ve la voglio dare: con gli scarti della cellulosa dell'industria europea, con gli scarti della cellulosa dell'industria europea, e poi vi metto tutti i link così potete verificare, già oggi si può fare il 16% di biocombustibili per il trasporto su gomma, di quello che serve per il trasporto su gomma, e ribadisco con gli scarti della filiera dell'industria della cellulosa, con gli scarti, quindi non stiamo parlando assolutamente di sboscare o di coltivazioni apposite, con gli scarti della filiera della cellulosa europea si può fare per il mercato europeo il 16% di biocombustibile. Quindi ho già chiarito, non parliamo di disboscamento ma di accrescimento annuo, e questo verrebbe fatto soprattutto da nuove imprese, perché vi ho parlato di tutta una serie di nuovi impieghi, e tipicamente la maggior parte di queste nuove imprese sarebbero PMI, piccole e medie imprese, quindi lavoro diffuso da nord a sud, perché la cosa
Ancora più interessante è che la risorsa legno biomassa è una risorsa che esiste dal Trentino, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia. Quindi da nord a sud in tutto il territorio italiano potrebbero svilupparsi queste biotecnologie. Ora, detto questo, che l'avevo già detto sul video precedente, per chi vuole approfondire, vi metterò il link, qui l'ho riassunto molto velocemente, faccio un passo in avanti. Utilizzando un bellissimo articolo scritto dal professor Pettenella, Davide Pettenella, che fa parte del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova, quindi decisamente un autore estremamente competente. Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, Università di Padova. Allora, cosa dice nel suo articolo? Che negli anni 70 c'era stato il decentramento amministrativo e le competenze sulle foreste erano state portate in capo alla regione. Poi c'è stata tutta una stagione di spending review, quindi di abbassamento delle cifre messe a disposizione, quindi della capacità di intervento sul territorio e una difficoltà a razionalizzare 21 politiche forestali, diciamo, eterogenee. Oggi sta avvenendo parzialmente un processo di ricentralizzazione, è stato creato la cosiddetta rete rurale nazionale del Ministero delle Politiche Agricole, però bisogna fare una premessa, quello che cioè io denuncio da molti anni, che la politica si era disinteressata di questo enorme patrimonio, perché naturalmente petrolio e cemento rendevano molto di più, molto, molto più immediatamente, perché invece investire sulle politiche forestali, vero, vero patrimonio che abbiamo in Italia, era molto più a lungo periodo e la politica ovviamente col lungo periodo non ci va d'accordo. Perché dico si era abbandonata la politica forestale? Perché era stata soppressa da parte del Ministero delle Politiche Forestali, era stata soppressa la Direzione Generale dell'Economia Montana. Questo ancora nel 2004, ed era stato demandato al Corpo Forestale dello Stato, che è un corpo di polizia, ricordiamolo, quella che era in buona sostanza la politica, quello si chiama il policy making, cioè il fatto di creare le politiche per il settore, cioè demandare a un corpo di polizia le politiche sul settore forestale, ovviamente, vuol dire che appunto il Parlamento aveva completamente abdicato al suo ruolo. Inoltre si è avuta in tutti questi anni una visione obsoleta, del settore forestale, si pensava alla foresta solo come, diciamo, sfruttamento del legno soprattutto da bruciare, legno per energia, mentre adesso è cresciuta enormemente tutta un'economia, di servizi ambientali, turistico-ricreativi, culturali. E c'è la conferma in dalle parole di questo membro del Dipartimento dell'Università di Padova che la superficie forestale è raddoppiata negli ultimi 50 anni, però con il mezzo delle foreste abbandonate. Foreste abbandonate e invecchiate che creano non pochi problemi di stabilità dei versanti e vulnerabilità agli incendi. Quindi, come dicevo, addirittura la foresta peggiora quella che è la stabilità idrogeologica se non viene manutenuta. L'Italia ha il tasso di prelievo per ettaro di superficie più basso dell'Unione Europea. Abbiamo il tasso di prelievo più basso dell'Unione Europea e quasi tutto per legna da ardere. E questo dall'altra parte cosa significa? Che dal 2010, quindi da 7 anni a questa parte, noi siamo il primo importatore mondiale, neanche europeo, noi siamo il primo importatore mondiale di legna da ardere. Pensate, abbiamo un patrimonio boschivo che è raddoppiato negli ultimi 50 anni, che utilizziamo al 20% della sua ricrescita annua, per cui avremo un 80% di margine ancora senza disboscare un metro quadrato e siamo viceversa il primo importatore al mondo di legna da ardere. Pensate l'incredibile assurdità di questa situazione. Perché fra l'altro è vero che esistono le certificazioni delle filiere del legno, ma importando dall'estero, oltre ai soldi che vanno
all'economia estera c'è anche il concreto rischio che il legno magari sia stato certificato in maniera non proprio regolare, quindi non provenga veramente da foreste gestite in maniera sostenibile. Il professore ribadisce quello che io vi ho detto, che il fatto che in Italia utilizziamo il legno soprattutto per ardere va in direzione assolutamente opposta alla logica dell'economia circolare, in base alla quale le biomasse a fini energetici dovrebbero derivare, secondo il principio a cascata, dal riutilizzo dei prodotti a fine ciclo e dagli scarti di produzione. Per quello, prima vi facevo l'esempio degli scarti della filiera della cellulosa, che possono creare il 16% dei combustibili necessari a muovere l'intera flotta su gomma europea. È stato adesso instaurato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il tavolo della filiera legno, è stata concordata con le regioni una bozza di legge di riforma che prevede tutta una serie di miglioramenti che non vi sto a descrivere per brevità. Però qual è il problema? Che il governo ha agito in questa maniera, in maniera opposta a quello che la logica e il buonsenso suggerirebbe. Cioè la logica e il buonsenso cosa suggerirebbero? Che prima si faccia una programmazione con una ricognizione dello stato dell'arte. Cioè di solito prima di elaborare dei piani si fa una fotografia dell'esistente. Si guarda a quello che c'è, a quello che non c'è, si fa una ricognizione dei problemi e delle potenzialità del settore e dopo si elabora una strategia e dopo ancora successivamente un piano di intervento che va concordato con il piano di sviluppo rurale, perché quando si parla di foreste chiaramente si deve coordinare col piano di sviluppo rurale e con gli enti locali. Invece il governo ha fatto esattamente l'opposto, ha dato priorità all'assetto istituzionale, sopprimendo il corpo dei forestali e assorbendolo nell'arma dei carabinieri. E questo nonostante l'appello di 17 organizzazioni ambientaliste intitolato La forestale non venga accorpata alla Polizia di Stato. La riforma Madia invece così non ha fatto esattamente l'opposto e quindi la situazione è quella che noi siamo l'unico paese in Europa, siamo l'unico paese in Europa che ha delegato alle forze armate queste funzioni tecnico-amministrative nel settore forestale. Quindi siamo l'unico paese in Europa che ha demandato la gestione tecnico-amministrativa del settore forestale a un corpo armato, alla faccia della buona politica. Ancora, tutti i principali esercizi di pianificazione sviluppati a livello centrale per le foreste negli ultimi 30 anni sono stati concepiti come interventi a finanza invariata, ovvero a costo zero per lo Stato, e quindi impostati in una prospettiva prevalentemente esortativa. Quindi nulla, nessun programma specifico esecutivo per questa enorme industria che abbiamo incorporata e che non usiamo. E quindi con una strategia assolutamente estranea e slegata dalla strategia generale.